Pochi sarei qualsiasi signo che non c'è in linea. Un giorno, allora, apriamo la seduta, sono le 9:35 e chiedo ai signori consiglieri di attestare la loro presenza e di prestare il consenso alla videoregistrazione della seduta. Buongiorno, sono presente e consento. Buongiorno al coleo, consento. Buongiorno volante e consento. Allora. Allora, abbiamo presenza del numero legale e io direi oggi di chiudere la questione legata all'atto. Non abbiamo notizie di pareri legati agli emendamenti? No, nessuno, nessuno. No, allora io lo metterei ai voti per come eravamo rimasti. Quindi l'articolo punto 19 all'ordine del giorno, mi sembra. No, 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 è il regolamento Tari. Quindi io direi di mettere i voti con gli emendamenti e poi naturalmente se ci sono necessità proveremo a, se ci sono necessità di modifiche proveremo a rifarli o a aggiustarli in funzione di quello che poi ci diranno gli uffici. E qui c'è il consigliere Susino, io faccio le 9:37, Liliana, sì, non so, sì, il tuo, sì, 9:37, ok. Compete qualcosa? Allora, portiamo avanti il voto sull'atto. Allora, quindi io direi di, se siamo tutti d'accordo, gli emendamenti li mettiamo a firma della commissione. Se ci sono interventi contrari, me lo fate sapere. No, certo, va bene così, va bene così. Certo, va bene anche per me. E poi naturalmente mettiamo al voto l'atto con gli emendamenti. Io però stavo dicendo, scusate se intervengo Sabrina, che io sono molto, diciamo, amareggiato per il comportamento di questa amministrazione. E siccome vorrei essere anche coerente con me stesso, io garantisco la mia presenza perché vedo che gli altri sono presenti, però siccome il rispetto dei consiglieri del Consiglio Comunale, che è il massimo organo rappresentativo della città, manca assolutamente. Io vorrei che tutti si astenessero dal compiere qualsiasi attività legata al Consiglio se non venga rispettata la volontà del Consiglio stesso. Cioè, a me sembra che qui ci stiamo giocando, stiamo, tra virgolette, prendendo anche in giro le persone, perché nel momento in cui noi siamo, rappresentiamo il popolo si esprime in un modo e le decisioni del popolo non vengono rispettate. A me sembra che noi continuiamo, diciamo, a fare qualcosa che è in dispregio al vincolo rappresentativo e al mandato che abbiamo ottenuto dal popolo. Quindi io per coerenza mi astengo anche da questo voto e non faccio più nulla fino a quando il sindaco non darà delle spiegazioni serie e motivate che mi inducano a ritenere che lui possa avere ragione nel non rispettare la volontà del Consiglio Comunale. Questo è il mio atteggiamento che esprimerò oggi anche in Consiglio. E non farò più nulla, garantirò solo la presenza. Ma dopodiché le attività del Consiglio per me sono sospese fino a quando non c'è un rispetto della volontà del Consiglio stesso. Questo è il mio parere. Noi Diciamo che a accettiamo rafforzare, l'indicazione. ok, scusa. Prego, prego, prego.
No, dico a rafforzare il concetto che spesso che ha espresso il consigliere Volante. Devo dirvi che nella fattispecie anch'io, diciamo, mi astengo dal voto di questo atto, non soltanto in condivisione appunto di quello che diceva il consigliere Volante, ma anche in relazione al fatto che su questi emendamenti non abbiamo neppure avuto un parere. Ora, al di là, diciamo, della di quella che è, come dire, l'aspetto meramente politico dell'atto, credo che ci sia anche una problematica di carattere tecnico. È vero quello che dice il Presidente, che possiamo tranquillamente rivedere gli emendamenti, ma ritengo che sia non corretto che per il semplice fatto che ci troviamo in un periodo, diciamo, particolare dell'anno, quindi di vacanza, comunque di assenza dagli uffici, elemento questo che mi riservo di trattare anche successivamente, perché da più parti mi giungono informazioni, lamentele, richieste di cittadini che a causa, diciamo, della prolungata, come dire, assenza dagli uffici di moltissimi dipendenti a causa dello smart working o comunque di periodi di vacanza, sostanzialmente diciamo, le attività si sono completamente fermate. Ora, diciamo, quello che noi stiamo vivendo è esattamente quello che stanno vivendo i cittadini. Sostanzialmente noi non possiamo avere un parere ai nostri, diciamo, emendamenti, perché negli uffici in questo momento sostanzialmente non c'è nessuno. Il che, diciamo, rafforzando il concetto espresso da Claudio, mi dà proprio tutta la sensazione che non soltanto l'attività politica del Consiglio Comunale che noi stiamo, diciamo, portando avanti, nonostante tutte le difficoltà, nonostante, diciamo, l'assenza di un'amministrazione che davvero ormai si racconta per quella che è, non ha bisogno di essere raccontata da me, che sono l'ultimo dei consiglieri comunali di opposizione, ma che si descrive nel suo totale disinteresse, al punto da non soltanto non consentire ai consiglieri comunali riuniti in commissioni di esitare i propri pareri, di avere dei pareri sui propri emendamenti, ma anche all'intero consiglio comunale di potersi determinare su atti importantissimi come quello della ZTL, che lo dicevamo l'altra volta e lo continuo a dire purtroppo a me stessa e a voi, insomma, ci parliamo un po', finiamo per parlarci un po' addosso, ha determinato una totale confusione nell'intera cittadinanza, ma di questo noi sembriamo, come dire, attori passivi in qualche modo, diciamo, elementi passivi di questo gioco in cui il sindaco, i suoi assessori, mi riferisco in modo particolare all'assessore Catania, non neppure, ecco, riescono ad essere presenti in aula con questa modalità di, insomma, da remoto, che diciamo non lascia neppure scuse all'assenza fisica. Ad ogni modo, diciamo, per queste ragioni vi anticipo la mia astensione dal voto di quest'anno. Posso? Vai, Marcello, prego. Allora, io capisco soprattutto quello, il passaggio che dice Claudio, che chiaramente ha un taglio esclusivamente politico. Posso anche comprenderlo, dico che è evidente che in città non funziona tutto bene. È evidente, dico, su questo non ci sono dubbi, però io volevo dire che stiamo portando avanti in questo momento una deliberazione di carattere tecnico, tecnico-amministrativo, cioè il regolamento dei tributi che riguarda tantissimi cittadini della nostra Palermo, chiaramente, secondo me, anche perché ci eravamo dati un indirizzo rispetto ai lavori da fare, io non mi permetto di entrare nel merito delle considerazioni dei colleghi, che giustamente uno ha il diritto di farle nel modo che ritiene più opportuno, però scusatemi, lo devo dire, se decidiamo di non andare avanti, Presidente, te lo chiedo, non convochiamo più la commissione. Dico, se la commissione deve produrre, io sono il primo a dare il mio umile contributo per i lavori della commissione. L'altra volta dei locali adiacenti
il centro Contcadoro, lì c'è un'anomalia. E quindi invito alla commissione qual è, che deve svolgere il suo ruolo. Io lo capisco, l'amarezza che ci può essere in un certo momento anche nei consiglieri di maggioranza. Marcello, scusami, non si sente niente. Dico, io capisco l'amarezza che ci può essere in ogni consigliere, diciamo anche dei consiglieri di maggioranza, per carità, rispetto ai vari lavori, però ritengo secondo me che la commissione deve svolgere il suo lavoro, deve portare avanti il suo lavoro, altrimenti abbiamo anche fallito il nostro ruolo di componenti della commissione. Dico, non voglio convincere nessuno, me ne guarderei bene. Io dividerei assolutamente i due aspetti. Un aspetto è la questione politica, un aspetto è il ruolo di consigliere, che se uno lo deve espletare lo dobbiamo fare, per carità. Io dico, questo regolamento, ci eravamo dati una linea di indirizzo che lo portavamo a voto, è un regolamento tecnico, non politico, non stiamo andando a votare alla ZPS. Allora lì potrei ben comprendere il ragionamento che fa il collega Volante. Questo è un regolamento di carattere tecnico, secondo me, dico, dobbiamo portarlo avanti, ecco, voglio dire, responsabilità, il mio è un appello a un senso di responsabilità, ripeto, comprendo le amarezze fatte, lo sfogo del consigliere Volante di ieri, quello che ci ha appena detto, però io, il mio invito è, dobbiamo andare avanti come componenti della commissione, anche come nei lavori della commissione. Grazie. E quindi il parere qual è? Allora, il parere è, diciamo, noi dobbiamo dare un voto, quindi se i colleghi si astengono, di fatto io do parere favorevole o voto favorevolmente, il collega Susino credo lo stesso, quindi di fatto quello che sia il voto democratico va avanti. Naturalmente per la questione legata ai lavori della commissione, io credo che è necessario che comunque l'attività politica di verifica anche del territorio che noi facciamo, anche rispetto alle istanze che ci presentano i cittadini, non può fermarsi rispetto ai lavori o atti politici del Consiglio. C'è la volontà e la possibilità da parte dei singoli consiglieri anche di non partecipare alle sedute se qualcuno pensa che dobbiamo sospendere l'attività. Quindi di fatto abbiamo una settimana, credo che la prossima settimana questo problema verrà risolto, perché il sindaco alla ripresa ha dichiarato che veniva in aula, però no, dobbiamo slegare le due cose. Qua ha ragione il collega Susino, noi facciamo, e voi anche colleghi fate attività nel territorio importante, e quindi poi di fatto abbiamo sempre lavorato in commissione di comune accordo per portare le istanze di tutti, nessuno mai ha negato l'attività alle minoranze o ai colleghi che per me non sono minoranze ma sono componenti uguali nel diritto e nel dovere nella commissione, e abbiamo sempre collaborato. Quindi di fatto capisco la questione politica, ma la questione politica la riportiamo in consiglio comunale. L'attività della commissione è un'attività che poi prende quello che è il territorio e lo riportiamo. Abbiamo fatto tante audizioni non guardando il colore politico, di fatto, o abbiamo portato avanti tante iniziative non guardandolo, e io penso che dobbiamo continuare con la stessa tipologia e modalità di azione nella commissione. Per quanto riguarda il resto, io sono laico, appunto, dico, a ognuno ha poi la responsabilità politica delle azioni che fa, se non vuole venire in commissione non si presenta e farà altro di conseguenza, però io penso che l'attività lavorativa della commissione va portata avanti. Oggi è l'ultimo giorno, perché poi sospendiamo per il periodo estivo, però naturalmente alla ripresa il 24 la commissione ci sarà e si farà. E credo che ci sarà comunque, l'altro problema sarà risolto dall'amministrazione, perché verrà il sindaco in aula con l'assessore di pertinenza. Però da questo punto di vista, tipo, il voto è legittimo, chi vuole astenersi dall'atto lo può fare, naturalmente l'atto verrà mandato con parere contrario, ma di fatto questo non inficia l'attività, perché comunque gli emendamenti sono operativi lo stesso. Poi se dobbiamo aggiustarli in comune accordo, quando ci sarà un secondo momento, un secondo step, e quando arriveranno in consiglio comunale, potremo vedere se siamo d'accordo di farli o di modificarli insieme. Quindi mettiamo i voti, io voto favorevolmente, il collega Susino come... Scusate,
allora gli emendamenti, loro che vogliono fare degli emendamenti, Se si vota latte, si astengono su tutto, si astengono. Quindi gli emendamenti loro si astengono. Dico, in questo momento manca la consigliera russa, non so se si voleva collegare, se era in collegamento, dico, aveva anche lei manifestato la volontà di condividere gli emendamenti. Non c'è, quindi noi abbiamo messo i voti, noi possiamo aspettare che... Comunque, Presidente, io al di là delle tue considerazioni, che per carità posso anche condividere, diciamo, in questi anni per me è sempre stato motivo di vanto il fatto che in questa commissione ci sia stato appunto la tua presenza, la tua presidenza, che comunque è diciamo una certa anche condivisione di obiettivi che andassero al di là, diciamo, dei colori politici, al di là dei ruoli, no? Nell'esclusivo interesse della collettività. Oggi però l'amarezza sentite? Sì, sentiamo. Dicevo, l'amarezza con cui personalmente vi pongo alla vostra attenzione queste considerazioni è dettata veramente anche dal fatto che spesso, diciamo oggi è il caso di specie, ma è accaduto già tantissime altre volte, da parte anche degli uffici, quindi non soltanto della politica, diciamo c'è una scarsa attenzione a quelle che sono gli atti che noi, diciamo, portiamo avanti in questa commissione, e nel caso specifico, diciamo, il mancato parere su questi atti da parte di uffici importanti, a fronte del quale invece noi oggi siamo chiamati ad esprimere un parere, risulta, diciamo, la leggo io, ecco, come una scarsa attenzione, come una scarsa, diciamo, desiderio, ecco, di far lavorare in maniera proficua questa commissione, e per questo, diciamo, vorrei anche, al di là, diciamo, di rappresentare appunto questo mio voto di astensione, queste mie considerazioni che hanno chiaramente un sapore di stimolo, di provocazione, no? Ma anche appunto di input, affinché diciamo si possa arrivare a obiettivi diversi e far funzionare la macchina amministrativa in maniera più proficua per tutti. Per questo ci inviterei tutti quanti ad assumere anche un atteggiamento al ritorno, insomma, da questo periodo di attenzione delle attività, di maggiore, diciamo, sollecitazione rispetto a quelli che sono anche il lavoro degli uffici, dei funzionari, dei dirigenti, che certamente hanno una funzione tecnica, lo diceva bene il consigliere Susinno, ma che dall'altra parte, diciamo, hanno assolutamente, giocano un ruolo estremamente, diciamo, di funzionalità, ecco, rispetto alla nostra, che invece è un'attività politica. Allora, Presidente, posso intervenire? Io intervengo intanto sugli emendamenti, che ovviamente avevamo dato c'era un orientamento diverso fino a ieri, oggi ce n'è un altro, prendo atto e mi dispiace, quindi gli emendamenti non li facciamo passare alla Commissione. Presidente, se tu sei d'accordo, lo mettiamo a firma congiunta Arcoleo, Susinno e credo anche Russa, e li inviamo separatamente. Quindi gli emendamenti non li mettiamo, ti chiedo di non metterli in votazione, mettiamo in votazione l'atto e per me va bene così. Prendo atto ovviamente di quello che hanno detto i colleghi, per me va bene così. Quindi io annuncio il voto, chiedo che gli emendamenti non vengano trattati e quindi non vengano messi in votazione, li ritiro. Il mio voto favorevole sulla proposta di delibera. Ok, grazie. Va bene, accogliamo la sua richiesta, collega. Lei li ritira, l'aveva presentati lei, è giusto che li possa ritirare, poi naturalmente faremo un percorso diverso. Tutto questo io ho detto che ieri dovevamo verificare la sottoscrizione al verbale di ieri, mi sbaglio? Sì, anche quella dovevamo verificare.
Aspetta, ieri mattina. Scusate, sì. Io però vorrei invitarvi a, diciamo, a rispettare quello che è accaduto, nel senso che noi abbiamo già fatto una votazione, ci siamo espressi, diciamo, capisco il ritiro dell'atto, ma noi la votazione l'abbiamo già fatta, quindi diciamo no, la di prendere in giro noi stessi e chi insomma segue queste sedute eventualmente. La votazione è già avvenuta, diciamo, ritirare l'atto dopo aver fatto la votazione mi sembra tecnicamente non corretto, dico al di là, diciamo, non premesso che insomma queste personalissime considerazioni non hanno nulla a che vedere con il lavoro che è stato fatto dal consigliere Susino. Mi sono espressa anche nelle precedenti sedute, diciamo, in una logica di condivisione, però vi voglio dire che tecnicamente il fatto è, cioè, abbiamo già votato l'atto noi. No, allora. Io concordo con la consigliera Figuccia, raccolgo questa sua dichiarazione, per me vale quello che è stato detto prima, quindi per me la proposta è stata votata con gli emendamenti, i due consiglieri Volante e Figuccia hanno dichiarato di astenersi. Scusate, io purtroppo... Hanno dichiarato di astenersi dando una motivazione. Sì, certo, io ho studiato al contenuto integrale della videoregistrazione, dico... sono contenta, insomma, di questa dichiarazione della consigliera Figuccia, perché quando voi facciamo la seduta e si fa la dichiarazione di voto, mettete anche in difficoltà gli uffici che stanno verbalizzando, perché io sto redigendo un verbale che è un atto pubblico, vi ricordo, e quindi non possiamo poi fare cambiare le cose in corso d'opera. Io ho già scritto quello che dovevo scrivere, cioè che la commissione ha espresso parere non favorevole alla proposta di quei relativi emendamenti, perché comunque due consiglieri hanno dichiarato di astenersi, mentre due hanno espresso il parere favorevole. Scusate, per me va bene anche così, però... È una questione tecnica proprio, strettamente tecnica, non è neanche opinabile. Io faccio la questione tecnica, proprio mi metto alla questione tecnica. Scusami, cioè... Marcello, nulla vieta che tu possa presentare questi emendamenti in una fase successiva, che è quella che nel tuo ruolo di consigliere comunale. Forse c'è un po' di confusione come al solito. Ieri eravamo rimasti che gli emendamenti venivano presentati dalla commissione, quindi nell'ambito del dibattito è come se li abbiamo sottoscritti tutti, non essendo lì presenti e operando in funzione telematica, non capisco più che succede. Spiegatemi come dobbiamo procedere. Allora, di fatto gli emendamenti li firma il presidente, perché sono di commissione, quindi li firmo solo io. Quando sono di commissione. Va bene, non è importanza, Marcello. Comunque l'atto, anche con il parere contrario, trasmettendo l'emendamento comunque è valido. Gli emendamenti, se sono bocciati alla commissione, non sono presentati dalla commissione. Non sono... È proprio così. E li ripresentiamo noi dopo. Induciamo gli uffici in errore, in errori, in disguidi, in incomprensioni. La commissione manda dal proprio indirizzo di posta elettronica, settima commissione consigliare, tutto ciò che viene votato dalla commissione, insieme alla commissione. Gli emendamenti di ciascun consigliere se li presenta in aula gentilmente, perché ripeto, si corre il rischio di creare dei disguidi, francamente non mi pare il caso. Ma io proprio per questo ho detto, se non c'è la condivisione sugli emendamenti, io li ritiro. Cioè non ha senso mandare un emendamento bocciato. Marcello, non li puoi ritirare più, li abbiamo votati. Cioè, tu li potrai ripresentare come modificati, cambiati, puoi fare quello che vuoi nel consiglio comunale, nella tua funzione di consigliere comunale, ma non li puoi ritirare dopo che li abbiamo votati. Già l'avevano già votati, Marcello. Avevamo già votato l'atto, qua c'è una segretaria che stabilisce un percorso giusto. Allora, gli emendamenti vengono presentati dalla commissione se condivisi. Se non condivisi, cioè io li presentavo, sono condivisi dalla commissione? No, se non sono condivisi, non li mettiamo in votazione. Cioè, siccome fino a ieri erano condivisi,
fino a ieri erano condivisi. Bene, Marcello, diciamo, mi pare evidente che dietro, diciamo, la determinazione, parlo personalmente per me, ma credo che per Covid sia stata la stessa cosa, di diciamo, non votare questi emendamenti, non ci sia una valutazione nel merito, ma sicuramente un problema di metodo, diciamo, di carattere politico. E quindi la nostra astensione, almeno la mia personalmente, ha un sapore, diciamo, meramente politico, che tra l'altro in questa fattispecie viene rafforzato anche sul piano tecnico, perché non avendo avuto noi parere da parte degli uffici, come ho detto nel ragionamento che ho fatto poc'anzi, diciamo che il ruolo di componente di questa commissione, di consiglieri comunali, a mio avviso viene fortemente compromesso dal fatto che non solo a non ascoltarci e a non assumere le giuste determinazioni il sindaco che rappresenta la massima rappresentanza. No, questo l'ho capito. Ma persino gli uffici che lui, ma mi dovete, scusate, mi dovete spiegare. No, l'ho capito, questo l'ho capito. Detto questo, nulla osta sul fatto che gli emendamenti abbiano un valore, forse, cioè che meriti. Sta esprimendo un giudizio sugli emendamenti. Chiaro? Io il mio problema è un altro. Dico, che senso ha inviare degli emendamenti che sono stati bocciati? Cioè, questo non capisco. Qua mi fermo. Tutte le altre cose, l'ho detto nel mio primo intervento, per me vanno bene, però vi dico, se la commissione non deve lavorare, presidente, non la convocare. Ditemelo, che taglio dobbiamo prendere? Ditemelo, perché io, per me il tempo è prezioso, faccio altre cose nella vita e quindi dico, non la convocare, quindi prendiamo atto. Marcello, per rispondere a questa tua osservazione, che prendo più come una provocazione legittima, e comprendo, però diciamo, se la commissione deve lavorare o se il consiglio comunale deve lavorare, questo in questo momento cioè io personalmente sono qui a dirti proprio questo, che oggi non ci sono le condizioni per poter lavorare in maniera proficua. Allora, se tutti insieme facciamo un'azione di pungolo verso l'amministrazione, che si chiama in uffici, che si chiama sindaco, che si chiama assessore, allora forse andiamo verso una direzione, ma se qui ci mettiamo ognuno a difendere il proprio singolo emendamento, penso che non andiamo da nessuna parte, perché non credo che sia così dirimente oggi votare questo emendamento. È chiaro che, almeno da parte mia, c'è la volontà di dare un segnale a tutti quanti noi, di dire proprio esattamente quello che tu dici, siamo d'accordo, qua bisogna lavorare, ma per lavorare c'è bisogno degli uffici, c'è bisogno del sindaco, per lavorare c'è bisogno di tutta l'amministrazione, per lavorare c'è bisogno che la macchina funzioni. Siamo qua a dirci proprio questo. Per me la commissione si può anche non convocare più, se comunque non deve produrre. Giustamente dice il presidente, io la commissione la convoco perché io voglio lavorare. Se poi c'è un'azione politica che chiaramente mira a raggiungere degli obiettivi, ognuno politicamente si comporta come ritiene più opportuno. Certamente, diciamo, in questa fase, almeno da parte mia, c'è la volontà di agire in termini di pungolo, di stimolo rispetto a quella che è una stasi ormai divenuta insopportabile, consentitemi di dirlo. Quando posso vorrei intervenire. Sì, prego. Allora, nulla di personale contro il consigliere Susino, che lui sa che io rispetto tutti, però qui c'è una questione che secondo me è una pregiudiziale insuperabile. Noi abbiamo un ruolo, il ruolo è quello di consiglieri comunali. Abbiamo espresso un'opinione in aula che si è trasformata in una mozione, che è stata votata anche dalla maggioranza e da tutti i presenti. Il sindaco ieri ha mandato una nota, con massimo rispetto per il consigliere Bertolino e con solidarietà verso Bertolino per l'evento luttuoso che lo ha colpito, dove dice che lui sarà presente dopo il Ferragosto. Ovviamente tutto il resto passa in secondo piano. Tutto il resto, quindi, a mio avviso, se convocate io sarò presente, perché devo assistere a quello che si fa nel corso della commissione. Tutto il resto diventa subordinato al fatto che il Consiglio Comunale e i consiglieri abbiano un ruolo in questa società e in questa città. Se viene mortificato il ruolo, per me tutto quello che viene fatto non ha valore. Quindi, anche per rispetto di me stesso e delle persone che mi hanno votato, io dico, sono d'accordo con Susino, e la provocazione che lui fa la deve fare al sindaco, non a noi. Deve dire, signor sindaco, lei non ci mette in condizione di lavorare, perché le persone ci guardano e ridono, perché noi votiamo e lei se ne fotte.
Questo dovrebbe dire il consigliere Susin. Quindi io non posso assolutamente, non solo, e gli uffici, diciamo, rafforzati da questo sistema di lavoro e da questa poca attenzione che il sindaco ci riserva, ovviamente, confortati da questo sistema di operare, ci snobbano anche loro. Quindi siccome io non lo posso consentire, non l'ho mai consentito a nessuno di mortificare, può darsi che io mi stia sbagliando, ma io ho una personalità, io ho rispetto per chi mi ha votato, sono disponibile a sospendere ogni attività, anche consiliare, fino a quando il sindaco non chiarirà perché non rispetta la mozione che è stata votata in aula. E quindi il sindaco dirà a tutti gli uffici che devono mettersi a disposizione dei consiglieri, perché gli uffici devono essere a disposizione della città e quindi dei loro rappresentanti. Per me il concetto è assolutamente chiaro e sono disponibile a sospendere ogni attività anche senza il compenso. Comunque, di fatto io chiudo, allora diciamo, il voto è stato chiuso, mi dispiace collega, noi naturalmente si potranno anche in tempi diversi ripresentare gli emendamenti, però di fatto è così, non certifico io la posizione, ma non c'è una segretaria che verbalizza e che tiene le regole del gioco, quindi di conseguenza questo purtroppo, ieri c'era un atteggiamento, oggi dico con le dovute giustificazioni o ragioni ce n'è un altro, io non entro in merito, però di fatto questo è l'esito del voto, due favorevoli e due astenuti significa che l'atto non passa e di conseguenza gli emendamenti sono respinti. Noi possiamo ripresentare come consigliere comunale o in secondo momento gli emendamenti, io sarò lì pronto a firmarli assolutamente, perché li reputo importanti e utili per migliorare l'atto. Di conseguenza, poi per quanto riguarda la questione della commissione, capisco tutti, ma presidente sono io e decido io se convocare o non convocare. Dopodiché, se domani qualcuno non vuole partecipare ai lavori, che sia chiaro, può liberamente non farlo. Mi dispiace che chiudiamo, diciamo, in queste condizioni l'ultimo giorno prima della settimana di ferie, però dico, ci sta, è un momento di tensione politica per la città. Quindi, segretaria, diamo il parere sul voto. Volevo sottolineare che il consigliere Susino ha messo in chat che alle 10:04 abbandona. Se guardate, d'accordo, lascia la seduta, scusate. Va bene, va bene. Grazie. Quindi noi facciamo, quindi diamo esito della votazione. Ok, adesso metto in condivisione lo schermo. Verifichiamo anche la sottoscrizione verbale di ieri. Andiamo per vedere.
questo è il verbale di ieri. Ok, perfetto. Lo vedete tutti? Sì. Sì, certo. Allora, verbale numero 156 del 13 agosto, protocollo del 13 agosto, protocollo numero nota di variazione 106/11/8, apertura 9:35, 10:04 il consiglio di Susino, che metto 10:20. Sì, sì, va bene. Spero di farlo perché non posso trovare un cavallo. Allora, il segretario, va bene, presenta il correo Bonallo, di già approcciamo, dice il vigente regolamento notario approvato con delibera, parere richiesto un motivo di urgenza, si constata che l'adiente numero 2090 posto il consiglio su sino sulla proposta di qua, inoltrati agli uffici di competenza e la prospettiva ottenuto un loro informale parere tecnico, ciò presente al voto della proposta di qua, si rileva che i progetti uffici, in dettaglio il settore tributi, non hanno espresso alcun riscontro. Sono di meno il presidente ha istruzione un voto sulla proposta e sugli emendamenti. Tutti i consiglieri fanno i loro interventi per il contenuto dei quali questo verbale rinvia alla via di stazione alla seduta odierna. In sintesi, i consiglieri volante fiducia dichiarano di astenersi. Il consigliere Collè e il consigliere Susin esprimono parere favorevole. La commissione dunque ha espresso parere non favorevole alla proposta di qua e ai relativi emendamenti. Consigliere Susino chiede di conseguenza che gli emendamenti dal medesimo proposti e bocciati vengano ritirati e non vengano inviati all'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale. Si discute sul tema, si discute anche sull'opportunità di proseguire i lavori della commissione consigliare, ciò perché a parere il consigliere Volante il ruolo dei consiglieri comunali è stato totalmente ignorato, snobbato, svilito, surclassato e mortificato dal sindaco. Verifica la sottoscrizione da parte del presidente Arcoleo del verbale del 12 agosto e lettura approvazione e sottoscrizione del verbale odierno. Liliana, oggi metti che lo firmo dopo, per piacere. Ah.
momento solo, lo tengo con tempo. Devo accendere l'altro la PlayStation. Devi preparare il parere? No, non già pronto. Ok. Ah, no, il parere. Ah, sì, sì. No, scusa, aspetta, il parere. Ah, sì, certo, si deve fare certo. Pure il parere. Ah, il parere vabbè, si deve vabbè. Fare. No, cioè, ma non l'ho dimenticato. Va bene, però passiamo così, lo puoi preparare di fatto così poi dopo, naturalmente io lo firmo più tardi, va bene? Va bene. Allora, ragazzi, vabbè, intanto aspettiamo 2 minuti giusto sì, per sì, allora, intanto inizia a preparare, sì. Io volevo solamente dirvi, a me dispiace chiudere così veramente la sessione, diciamo, prima delle ferie, di questa settimana di ferie, naturalmente spero anche nel rincontrarci fisicamente e quindi rinsaldare anche i rapporti che noi avevamo già di fatto, perché con questa modalità telematica è sempre più complicato gestire anche le questioni personali. E credo che ognuno abbia le sue ragioni, io non do torto a nessuno, ho fatto sempre il presidente super partes e continuerò a farlo. Di fatto però vi chiedo dopo questa settimana uno sforzo per andare avanti il lavoro della nostra commissione, poi la politica noi l'abbiamo sempre messa da parte in questo percorso e quindi o meglio la politica nel senso di posizioni e contrapposizioni, abbiamo fatto la politica del territorio che è quella che mi interessa e credo interessa a tutti, quindi di fatto vi chiedo solamente la gentilezza che quando ritorniamo proviamo a trovare un clima di discussione solo di commissione, poi gli scontri in consiglio comunale per come sono sempre avvenuti continueranno a venire e sono stato io il primo spesso ad andare contro l'amministrazione per alcune cose, però vorrei che il clima riportasse la commissione a fare percorsi che ci ha visto comunque protagonisti e impegnati in alcune cose per la città, quindi vi auguro buon fine settimana e buone ferie, ci rivediamo il 24. Presidente, grazie, Presidente. Prima che chiudiamo volevo ricordarvi che comunque il 24 abbiamo calendarizzato l'audizione con l'assessore Catania. Per quanto concerne le pedonalizzazioni e il ripristino della ZTL. Non so se parteciperà, va bene? Va bene, grazie. E stavi parlando, Sabrina? Grazie mille, no, dicevo, ti volevo solo ringraziare, capisco le tue considerazioni che insomma, da questo punto di vista, almeno da parte mia, mi dispiace che il consigliere Susino sia uscito dai lavori, ma non c'è nessuna volontà di mettere in discussione l'importante lavoro che abbiamo sempre svolto in questa commissione, semmai c'è il desiderio, so assolutamente condiviso perché ormai ci conosciamo, quindi so che è assolutamente condiviso anche da parte tua, sono sicura anche della consigliera Russa che è assente oggi, ma anche del consigliere Cusinno, non dubito del consigliere Volante, della volontà appunto di proseguire nel miglior modo possibile e semmai di fare da pungolo rispetto a quelle che sono diciamo delle situazioni che si sono ormai veramente incancrenite e che non ci permettono invece di lavorare in maniera proficua e sono sicura che al rientro insomma, di questo periodo di
di vacanza, troveremo nuove sinergie, nella speranza, come diceva poc'anzi il consigliere Volante, che chi diciamo in qualche modo è più vicino all'amministrazione in quanto consigliere di maggioranza possa, diciamo, come dire, cogliere questa occasione per rappresentare tutto il disagio che so non essere soltanto un consigliere di opposizione, per questa fase in cui ci siamo ormai da mesi completamente proiettati. Quindi, diciamo, in qualche modo, lo dico affettuosamente, questo la palla ai consiglieri di maggioranza affinché davvero esercitino la possibilità maggiore che sicuramente hanno di, come dire, sollecitare l'amministrazione, sindaco in primis, ad agire in maniera proficua per tutto il territorio. Va bene, allora ci vediamo dopo in consiglio, però vi auguro a tutti i componenti della commissione, anche gli uffici, un buon periodo di tranquillità, non so chi va in ferie e chi non ci va, però di fatto ci rivediamo il 24. Ci rivediamo il 24. Ciao, una buona giornata. Grazie, grazie. Ciao a tutti, ciao. Ciao a tutti. Ciao. Buone vacanze. Altrettanto, ciao. Interrompo la... quindi consigli e collezioni sono per provare tanto a fare continuamente diventanti consigliari dolenti sono collegata. Ma comunque io non li mando i pareri. No, gli emendamenti. Scusa, gli emendamenti. Sì, perché una volta che non sono... E poi non è che li hanno bocciati, hanno dichiarato di non stanarsi. No, non glieli devi mandare proprio, perché... No, fatto... lo so, dico no. Allora, 13 agosto. No, questo parere qual è la parere Tari in Word.
Allora, intanto faccio pure la trasmissione. Numero 117. Basta, poi ci scrivo. Devo mettere pure anche tanto anello. Che cosa che devi mettere? Questo metto d'ordine così lo firmo io magari. Sì, perché sennò. Però nel parere lui lo deve mettere la firma. Certo. Non è che lo possiamo mandare. Liliana, devi interrompere la registrazione. Sì, lo so, un momento. C'è in Word. Allora. Abbiamo detto pari, parole pari è qua. Cioè sia in Word che in PDF. Allora, la trasmissione, perfetto. No, lo volevo rivedere un attimo, grazie.